Maestro Mancini, siamo a Roma Nazionale dove c'è la sua mostra proprio intitolata Il Maestro. Vedo diversi quadri, visto che lei ne ha fatti milioni, perché ha scelto proprio questi? Perché c'erano quelli a portata di mano nello studio, si trattava di scavalcare cornici, cose, no, però la gioia mi ha detto prendi quelli un po' grandi, se no famo una figura. Corot diceva i piccoli quadri danno la fame, i grandi la fama. Fio da mignotta, insomma, simpaticissimo Corot. E quindi vedo che sono abbastanza diversi, Poi li no? guardo, lì è la novità degli emozionisti, abrogano lo stile unico, cioè praticamente non mi sposo con la stessa donzella tutta la vita, amo spaziare, andare via e ho capito che l'immaginazione se c'è ci deve essere. Quando facevo i temi andavo sempre fuori tema, era bellissimo, praticamente avevo dei voti stupendamente scarsi. Però alla professoressa gli piacevano almeno le cose che scrivevo. Ascolti, maestro, questa mostra, diciamo che lei vuole sempre mandare un po' un messaggio, no? Come mi raccontava prima. Il messaggio è semplice, via lo stile unico, siamo tutti artisti e ho capito che il mondo c'ha fame di piccoli maestri, piccoli insignificanti, uno come Bukowski, uno come Pasolini anche, ecco, invece di scrivere e far maestro, io volevo dire. Che lo conobbi a Roma, ho detto fai un po' di maestro, insegna le stronzatine che sai fa te. E lui fece perché? È una cosa mia. Fatto no, la intendo, però fai come te pare. È stato un grandissimo maestro del realismo, uccellacci, uccelletti, là uccellini, basta che magnate andava bene, insomma. Mi piaceva come artista. Sì, E il mostro inizia col mio maestro, Honoré Daumier, tutta la Francia, niente. Praticamente si sono scordati che il genio francese si chiamava Honoré Daumier, fatto morire come un barbone, però Zola quando vide la Sistina disse però, sto signore, Michelangelo, disegna quasi come Honoré Daumier. Pensa che potenza, io lo scelsi come mio maestro. Liberatevi anche di questa catatonicità. L'artista è uno che sogna, non c'è bisogno che dipinga nemmeno. Adesso sai pure come disegnare, tendi il braccio, da domani sputa su quel quadro. Fai qualcosa, muovete, capito? Chiappe i ragazzini, fatte da una mano, capito? Quindi, maestro, noi per rivederla dobbiamo venire a Dolce Acqua. Dolce Acqua, dalla grotta di Gioia Lolli, Baba Yaga, lei è la mia mecenate, mi sta dando una mano, potente, e tenterò di dargliela anch'io. Amo la sua pittura, i suoi cuori, perché in metafora è il quadro più intelligente e potente che abbia mai visto. Io sogno di lanciare il mio movimento nel mondo, saranno i miei allievi, saranno loro, dopo morto, ma non si muore mai, una balla, siamo sempre più vivi, capito? Io non morirò mai, perché un quadro parla per me, ma le persone che si tramanderanno le lezioni emozionali possono farcela. Quindi cambiare il mondo della pittura, portarla a tutti. C'è il talentuoso e c'è quello che è meno talentuoso nel disegno, ma se ha forma e colore, mamma di turchi.